Carissimi amici, sono qui con Padre Gilson direttamente da Capo Verde, venuto qui veramente a trovarci, a passare qualche giorno in Italia. Ed era un po' di anni che non venivi. Dieci anni, da quando sono rientrato. Adesso deve venire più spesso. Più spesso, veramente. Perché vogliamo bene a Padre Gilson per la sua grande capacità di comunicare la passione per le cose che fa. E poi, così come lui viene qui, è bello andare a Capo Verde, e tante persone dopo questa pandemia lo desiderano. Com'è la situazione delle Case del Sole, che è un villaggio meraviglioso a Fogo, lì a San Felipe? Bene, la situazione con la Casa del Sole è un albergo, diciamo così, un'aldea turistica. E quindi, chiudendo tutto, ha patito abbastanza. Però non l'abbiamo chiusa, è aperta, funzionale adesso. Siamo in regola con la sicurezza sanitaria e riceviamo già chi viene con morabeza, diciamo, a Capo Verde. Bene. Ha ripreso. C'è qualche turista? Pochi, ma ci sono. E Casa del Sole funziona e ogni anno è adesso un punto di riferimento a Fogo, pertanto chi vuole passare delle giornate belle a Fogo passa nella Casa del Sole. Quindi mi raccomando, è un posto meraviglioso che io conosco molto bene, in cui si sta benissimo. Un'ultima riflessione, in mezzo alle Case del Sole tra un po' di tempo ci sarà anche l'hospice. Ecco, qual è il senso? Cioè, secondo me è molto bello questa cosa, che non è un villaggio come gli altri, insomma, chiuso in se stesso. Ci sono anche delle realtà sociali dentro. Certo. Ecco, qual è il senso di questo? Sì, le Case del Sole sono nate accanto all'ospedale San Francesco si è fatto Padre Ottavio, proprio primo per aiutare economicamente l'ospedale e poi per chi andasse capisse subito la natura e l'ideale delle Case del Sole, un turismo che fosse integrato con la comunità, no? E che potesse guardare i più deboli, proprio quelli che sono malati. Poi l'ospedale è passato allo Stato, ma è lì anche accanto alle Case del Sole. E poi adesso stiamo portando avanti l'ospice, sempre lì vicino, e allora recuperiamo questa finalità, questo ideale iniziale delle Case del Sole, di servire economicamente per aiutare l'ospice adesso e altre opere sociali, speriamo, ma anche di sì, che il turista che viene può avere anche questo contatto in concreto con la sofferenza degli altri, ma capire che siamo tutti fragili, deboli e abbiamo bisogno tutti di cura anche alla fine della nostra vita. E concludiamo allora con un invito diretto a chi ci guarda. Come possiamo invitare? Venite, perché l'emozione del Fogo, l'emozione delle Case del Sole non si può trasmettere così. Venite, se non venite perdete. Venite. Sono d'accordo, è così. Bisogna veramente toccare con mano quella spiaggia meravigliosa, venite, il sole, venite. Brava. C'è un sacco di cose, ma non ve le diciamo. Andate, beh, assolutamente, andate a trovare Padre Gilson. Vi aspetto numerose. Non se c'è.